Potevo ballare le feste perché secondo lui era patetico. Abbiamo appena finito di replicare lo spettacolo L'Amneto Prima che ha debuttato qui al Teatro dell'Arte di Milano il 18 di giugno e questo spettacolo vuole indagare attraverso delle, una nuova composizione della drammaturgia tra danza, canto parola, musica, vuole indagare eh, una, diciamo così, una, il preludio alla tragedia di Amneto. Eh, da un'idea di, di Claudia, di Claudia Provedini eh, che eh, mi ha, così, mi ha in, eh, stimolato a, ad una ricerca sulla figura del fantasma. Eh, di Amleto, del padre di Amleto eh, attraverso una sua analisi sul comunque sulla, eh, su, sulla, sul non detto sul nascosto sul eh, sommerso che conteneva questo personaggio che era che è uno di quei personaggi shakespeariani che può essere ancora indagato e può essere ancora sviluppato aprendo delle nuove drammaturgie, non solo in quanto racconto eh, narrativo, la storia, eh, ma eh, anche come nuove forme drammaturgiche, quindi dove non si eh, per forza ci si deve eh, diciamo così, attaccare a una storia che ha un inizio, svolgimento e una fine, ma eh, attraverso una ricerca... Ci sono vari quadri che si susseguono all'interno di questo spettacolo, ma come anche all'interno di una forma di drammaturgia contemporanea dove ehm, diciamo eh, l'intreccio drammaturgico eh, è dato più dall'impasto dall dei linguaggi artistici e non solo dalla narrazione della parola, oppure dalla, solo dalla danza, oppure piuttosto solo dalla, dal. Canto. Eh, in questo caso diciamo che l'intreccio è stato molto complesso perché abbiamo voluto indagare questo, diciamo, questo personaggio eh, raccontando mh, una saga familiare. Eh, di Amleto, il padre lo abbiamo raccontato attraverso la testimonianza di Gertrude, sua moglie, attraverso la testimonianza di eh, Amleto Junior, suo figlio, di Claudio, il fratello. E eh, abbiamo così disegnato un, nello spazio eh, un personaggio un po' diverso da quello che eh, può, eh, così può, eh, mh, si può evidenziare eh, credendo letteralmente alle parole del, del dialogo del fantasma eh, ad eh, Amneto, da questo punto di vista qui la ricerca è stata molto complessa e difficile perché comunque richiedere alla danza di avere un significato e, insieme alla parola, insieme al canto, diciamo che è stata una ricerca molto molto complessa. E per quanto riguarda il percorso legato ai testi e al mio personaggio in particolare, ci interessava approfondire nel, nel, nel preludio all'amleto. Una possibile motivazione alla leggerezza e alla frivolezza che spesso viene attribuita a Gertrude eh, rispetto alle reazioni mh, che ha a quello che accade intorno a lei. La nostra risposta è stata che eh, probabilmente la situazione familiare estremamente infelice che viveva l'ha eh, condotta ad un'alienazione per cui lei ha iniziato a dipingersi una realtà di fatto inesistente, questo riguarda il primo monologo soprattutto in cui gli scenari le cambiano davanti agli occhi in base al grado di, di sofferenza che prova in quel momento, e, mh, mentre invece nelle coreografie si racconta questa violenza in maniera più, più esplicita, per quanto non diretta mai. Infatti non è solo una situazione infelice eh, di violenze psicologiche, come racconta un pochino più esplicitamente l'ultimo monologo. Ma anche di un rapporto fisico eh, abbastanza agitato, diciamo. E quindi la nostra scelta rispetto a questo è stata di non attribuirle la caratteristica mh, delle vittime che si lamentano cercando di carpire la pietà, ma più che altro l'alienazione di chi, considerando normale questa violenza, questa sofferenza, ne parla come se niente fosse e si sì, abita un mondo di. Di um, un altrove, insomma, questo raccontano molto anche le musiche, le distorsioni, gli effetti sonori. Mm, nel, 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 uh, nello specifico, anche i testi sono stati scelti per due motivazioni: delle canzoni che io canto, che il personaggio canta, sono stati scelti per delle motivazioni molto interne alla drammaturgia. Perché una è per una bambola di Patti Pravo, che è stata diciamo così un manifesto no, per quanto riguarda eh, la storia dell'emancipazione femminile, perché si tratta di una lei che. Rimprovera un uomo di maltrattare un'altra lei Quindi è come se una donna dicesse Ti ho affidato la mia femminilità E tu l'hai distrutta L'hai alterata, l'hai imbruttita L'altra è Iorando che eh, fa parte delle suggestioni visive, come avrete visto, le luci hanno comunque molta, come vedrete, le luci hanno molta importanza perché questa alienazione e questa perturbazione vengono portate oltre che dalla sonorità, dall'ambiente, eh, dall'architettura luminosa, dai colori eh, assolutamente surreali, ehm, che devono per noi mh, ricondurre ad un'atmosfera per la quale ci siamo ispirati attraverso dei film, in particolare del regista David Lynch e di Bela Tarr e in uno di questi film a, a noi molto caro, insomma, c'è questa canzone che racconta la solitudine di una donna, llorando e insomma, queste sono state le scelte drammaturgiche, per quanto riguarda il fatto di essere madre, anche in questo senso si produce un'alienazione che peraltro è molto comune a tante donne, cioè quella di voler rimanere legate ad un'infanzia del figlio come dipendenza da sé per potersi sentire importanti o per potersi attribuire una, un ruolo nella vita di qualcuno. C'è questo, questo aspetto, c'è anche... Eh, ehm, Quell'umanità di dire tutto questo è troppo. Come finisce di parlare lei che dice basta, sono stanca. Ma poi c'è mio figlio e io non posso essere stanca, troppo stanca per giocare con lui. Ringrazio il teatro dell'arte che ci sta ospitando, eh, Claudia Provedini, che ci ha eh, indotto a lavorare su questo scenario e su questo immaginario shakespeariano eh, in maniera. Fortemente riverente, quindi non vi aspettate l'Amleto, perché non è l'Amleto. Eh, ringrazio anche il Balletto Civile che eh, nel percorso di questo spettacolo ci ha dato una mano, eh, insomma in vari modi. Eh, quindi grazie, venite a vederlo, ne saremo felici. Siamo in scena fino a sabato 25.